Cari amici, come ogni settimana facciamo un aggiornamento sulla situazione Covid, sull'apertura dell'anno scolastico e oggi anche su quello che intendiamo fare per il futuro. Covid si va concludendo l'operazione sicurezza e prevenzione che abbiamo messo in piedi con l'ordinanza del 12 agosto. Sapete che siamo l'unica regione d'Italia che ha reso obbligatorio il test sierologico, il tampone, per i nostri concittadini che rientravano dall'estero o dalla Sardegna. Questa operazione ha fatto aumentare, ovviamente, il numero dei positivi, meno male, perché abbiamo intercettato dal 12 agosto ad oggi. 3.000 nostri concittadini positivi fra diretti e contatti avuti, quasi tutti asintomatici. Questo vuol dire che se non avessimo fatto questa operazione oggi avremmo nella Regione Campania 3.000 nostri concittadini senza sintomi ma fortemente contagiosi in giro per il territorio. Quindi l'operazione sicurezza e prevenzione che abbiamo deciso di fare, unica regione d'Italia, garantirà la sicurezza futura delle nostre famiglie. Ora stiamo procedendo facendo un numero impressionante di tamponi, siamo arrivati ormai a 7.500 tamponi al giorno. Devo ricordare che nei mesi passati, febbraio, marzo, i tamponi, i reagenti erano requisiti dalla protezione civile e quindi noi lavoravamo con i tamponi che arrivavano in Campania. E dunque abbiamo dovuto concentrare i tamponi sulla popolazione a rischio, residenze per anziani, personale sanitario, focolai e quant'altro. Adesso abbiamo avuto la disponibilità di altri tamponi, reagenti e l'autorizzazione a fare una gara per utilizzare anche altre strumentazioni per le quali è partita una gara e stiamo facendo un lavoro vasto di tamponi per intercettare quanti più cittadini positivi. Vi do un esempio, per esempio la Napoli 1 sta facendo i tamponi al personale della procura, ai vigili del fuoco, alla Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Tribunali, la Napoli 2 al personale dei macelli, al personale sanitario da lunedì alle residenze sanitarie assistite, la Napoli 3 al personale del Tribunale di Torre Annunziata, il Tribunale in Ola, cioè stiamo facendo un lavoro vastissimo anche sulla base di richieste che ci vengono, per intercettare quanti più positivi asintomatici. Bene, questo lavoro si va concludendo. La gran parte dei rientri dall'estero è avvenuta, dei rientri dalla Sardegna, ovviamente c'è un po' di gente che è arrivata per i fatti propri e che è nei territori adesso dobbiamo individuare nei territori possibili contagi. Questa operazione straordinaria è alle ultime battute. Abbiamo avuto anche per questo motivo qualche ritardo nella comunicazione dei risultati dei tamponi. A poco a poco stiamo andando a regime, abbiamo esaurito tutto lo stock dei tamponi accumulati dal personale rientrato dall'estero. Possiamo dire che oggi partiamo da zero: quindi i dati che comunichiamo sono i dati giornalieri non la somma dei tamponi fatti anche nei giorni precedenti. Oggi abbiamo 140 tamponi, cominciamo a scendere, a conferma che nel giro di una settimana, dieci giorni, noi arriveremo al regime. Cioè l'operazione sicurezza e prevenzione è stata un'operazione preziosa per garantire il futuro. Di serenità per le nostre famiglie. Nelle altre parti d'Italia non hanno fatto questa scelta. Vedremo fra un mese i risultati. Vedremo fra un mese cosa succede nelle regioni dove non hanno deciso di rendere obbligatorio il controllo di quelli che rientravano dall'estero. Per quello che riguarda la Campania, abbiamo deciso di seguire una linea di rigore individuare oggi il problema per avere serenità domani. È quello che abbiamo fatto e credo con grande, grande risultato e grande successo. Per quello che riguarda la scuola, voi sapete anche qui che abbiamo deciso di prorogare l'apertura dell'anno scolastico prevista a livello nazionale per il 14, sulla base di valutazioni molto laiche e oggettive. Abbiamo ritenuto che fosse necessario avere qualche giorno di tempo in più perché ad oggi non abbiamo nessuna certezza, nessuna comunicazione che ci è arrivata, né per quanto riguarda i banchi singoli, né per quanto riguarda il numero dei docenti, né per quanto riguarda il numero dei supplenti. Ancora oggi navighiamo in un mare di grande precarietà. Francamente abbiamo avuto un esempio di improvvisazione che avremmo potuto risparmiarci. Intanto io voglio continuare a fare un appello perché non siano mandati a centinaia di chilometri di distanza docenti campani che sono già in ruolo ma che rischiano di essere mandati a 500 chilometri di distanza per un'organizzazione. Cervellotica che pensa di darsi il Ministero della Pubblica Istruzione. Per quello che riguarda la Campania, per la nostra competenza che è esclusivamente quella sanitaria, abbiamo deciso di fare una cosa diversa da quello che ha previsto il Ministero della Pubblica Istruzione, e cioè rendere obbligatori in Campania i test sierologici per tutto il personale scolastico. Docente e non docente. Questo perché vorremmo aprire il 24, avendo realizzato le condizioni minime di sicurezza. Ad oggi, mentre vi parlo, abbiamo 80.000 persone che hanno fatto il test sierologico. Eh, per quanto riguarda la comunicazione dei risultati,. Noi eh, procederemo per autocertificazione. Molti docenti ci hanno domandato cosa fare perché hanno fatto il test, non hanno ancora il risultato. Per evitare di perdere tempo si fa l'autocertificazione. Personale docente e non docente che ha fatto il test comunica con un'autocertificazione di averlo fatto. Poi si faranno i controlli a campione in maniera tale da non perdere tempo in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Per quanto riguarda la comunicazione ai risultati, l'Istituto Zooprofilattico comunica in 24 ore con un messaggio che arriva sul cellulare della persona interessata. Cercheremo di estendere questo sistema informatico alla Napoli 3 e poi progressivamente a tutte le nostre ASL. Per adesso si fa l'autocertificazione per il personale scolastico. Su 80.000 test fatti ad oggi abbiamo 4 positivi, positivi verificati, quindi con il tampone molecolare e non con il test sierologico. Dovremo arrivare a fare circa 140.000 test. I giorni in più che abbiamo dato all'apertura delle scuole devono servire a completare il test sierologico o i tamponi a tutto il personale scolastico. Sapete che c'era un'altra misura nazionale che noi abbiamo ritenuto francamente ridicola. Si misura la temperatura corporea a casa. Questa è una stupidaggine evidentemente. Abbiamo deciso come regione Campania di farci carico del problema. Non è nostra competenza, ma ce lo siamo caricato questo problema. Dunque, abbiamo fatto un bando per dare alle scuole un contributo di 3.000 euro per l'acquisto dei termoscanner, per avere il controllo negli istituti scolastici della temperatura, scolast della temperatura corporea per il personale, ma anche per i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola. Hanno risposto al bando della regione 919 istituti scolastici per circa... 5.800 plessi scolastici, il 90% ha chiesto il contributo della Regione. Noi daremo 3.000 euro di contributi agli istituti, ma siccome i plessi scolastici sono molto di più, distribuiremo anche 3.600 pistole per la misurazione della temperatura. Abbiamo fatto un'altra operazione tesa a dare sicurezza sanitaria anche alle scuole e quindi alle famiglie, ai docenti, al personale e ai ragazzi. Questo per quello che riguarda un'informazione rapida sulla parte sanitaria. Ovviamente stiamo continuando a controllare in maniera ossessiva la vicenda Covid, ma se Dio vuole cominciamo a entrare in una situazione di, di normalità. Allora credo sia opportuno cominciare a dare anche un'altra comunicazione ai nostri concittadini. Al di là della parte sanitaria dobbiamo cominciare a lavorare, ma il lavoro è pienamente in corso, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano del lavoro. Come dico io, il futuro è già iniziato perché la fase di convivenza con il Covid durerà altri mesi, ma dobbiamo cominciare da oggi a creare le condizioni per dare il lavoro ai nostri concittadini. Abbiamo presentato nei giorni scorsi alcune proposte anche suggestive per la città di Napoli, dieci progetti per la città di Napoli, cose anche molto belle. Il lungomare da realizzare nella zona orientale di Napoli, il nodo di piazza Garibaldi, non ci riferiamo alla piazza ristrutturata, ma eh, alla stazione ferroviaria, alla stazione di Porta Nolana dell'Eav e a tutta l'area che va dall'uscita dell'autostrada fino alla stazione, per la quale prevediamo di realizzare anche un parco pubblico Napoli Est l'azienda unica di trasporto a Napoli, la rete dei parchi urbani da ristrutturare o da realizzare ex novo, prevediamo di fare altri due parchi nell'area di pianura, un polo audiovisivo del distretto digitale dell'animazione nell'ex nato a Bagnoli, residenze universitarie, la funicolare del Vesuvio, poi l'ospedale degli incurabili, San Pietro a Maiella la ristrutturazione del cinema Rivoli e così via. Sono idee sulle quali apriamo un dibattito, ovviamente alla città di Napoli, ma avendo chiarito che la novità oggi è questa. Primo, la regione finanzia queste opere. Secondo, la regione realizza. Abbiamo dimostrato che i progetti che abbiamo presentato poi sono stati realizzati. Tutti. Questa è la novità. Ovviamente ci darà da fare un dibattito su alcune scelte anche molto delicate, le fonivie, le fonicolari, quello che si vuole, ma siamo partiti con un programma di investimenti che sarà molto importante e in qualche caso anche molto affascinante come nel caso del lungomare di Napoli Est. Abbiamo Varato un bando per il finanziamento delle imprese campane. Eh, il 6 luglio, cioè, abbiamo stanziato 100 milioni di euro per erogare credito o, a fondo, o agevolato o finanziamento a fondo perduto per le imprese campane nel campo dell'aerospazio, dell'automotive e della cantieristica, dell'agroalimentare. Dell'abbigliamento e moda, delle biotecnologie, dell'ambiente e del turismo. Abbiamo avuto già ad oggi 518 domande di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato per un accordo che abbiamo fatto con Cassa Depositi e Prestiti. Avremo cioè la possibilità di attivare con questa operazione sul credito all'impresa e investimenti fino a circa un miliardo, un miliardo di euro. Stiamo cioè costruendo la regione del futuro, che sarà la regione del lavoro. Ovviamente la precondizione è che la campagna non torni nella palude burocratica nella quale è stata negli anni precedenti. Sarebbe bello domandare in questi giorni a quelli che hanno governato prima cose molto semplici. Quanti autobus avete acquistato in cinque anni? Zero. Quanti treni nuovi avete acquistato in cinque anni? Zero. Abbiamo acquistato mille autobus, la metà già in circolazione. 120 treni nuovi, la metà già in circolazione. Cosa avete fatto per uscire dal commissariamento nella sanità campana? Zero. Eravamo gli ultimi per i servizi essenziali di assistenza. Quanti miliardi avete strappato per l'edilizia ospedaliera? Zero, perché eravamo commissariati. Abbiamo oggi un miliardo e trecento milioni di euro per l'edilizia ospedaliera. Quanto personale precario avete stabilizzato? Zero. Abbiamo stabilizzato quasi tutti i precari nel campo della sanità, avete fatto un piano ospedaliero in cinque anni, zero. Nessun piano ospedaliero e quindi nessun piano per il personale e così via. Allora è decisivo non tornare nella palude burocratica. Per gli altrimenti la regione muore. Proviamo a immaginare la regione del lavoro. Quanti cantieri avete aperto sulla linea della Circumvesuviana? Un'altra domanda da fare a chi governava prima. Zero. Abbiamo riaperto 25 cantieri sulla linea della Circumvesuviana. Lavoro. Cantieri che si aprono. Quanti concorsi avete fatto per dare lavoro ai giovani? Zero. Abbiamo fatto un concorso per 10.000 giovani e i primi 2.500 sono andati già al lavoro. È in corso un concorso per 6.000 giovani da assumere per i centri per l'impiego. Entro gennaio saranno 500 le persone assunte dall'EAFRO e così via. Allora proviamo a immaginare la regione del dinamismo, dei cantieri che si aprono, che dà lavoro ai giovani. Proviamo a immaginare la regione che, nell'arco di un altro anno e mezzo, risolve i suoi problemi storici sull'ambiente. Saremo autonomi per il ciclo dei rifiuti, avremo eliminato un anno e mezzo ancora le coballe, ma abbiamo strappato 500 milioni di euro per fare questa operazione, altrimenti avremmo fatto sospiri. Stiamo completando la rete dei depuratori. Avremo il mare balneabile per tutto l'anno, dal Garigliano, dal Volturno a Sapri, nel Cilento. Saremo la regione ambientalmente più avanzata d'Italia, con un controllo permanente da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle emissioni in atmosfera, dei terreni agricoli, delle falde acquifere. Abbiamo realizzato il registro dei tumori che oggi ha a carico tutti i pazienti oncologici della regione, registro tumori che non esisteva. Allora noi dobbiamo andare avanti così, non tornare nella parude burocratica, ma varare investimenti e mettere ormai al centro del nostro impegno un obiettivo, il lavoro, un solo obiettivo. Allora, avremo grandi sfide davanti a noi, già solo impegnare un miliardo e 300 milioni di euro per l'edilizia ospedaliera è una grande sfida. Vi ricordo, dovremo fare ospedali nuovi, quello unico della costiera sorrentina, l'ospedale di Giuliano, quello di Napoli, eh, zona San Paolo. Eh, l'ospedale nuovo a Salerno, raddoppiare quasi l'ospedale di Pozzuoli, l'ospedale di Nola, Castellammare, è una sfida gigantesca, ma potremo avere anche qui in tempi medi la rete di ospedali più moderna ed efficiente del nostro paese. Stiamo sviluppando linee di ricerca straordinarie sul cancro, sulle malattie genetiche rare rispondo a un nostro concittadino che mi aveva domandato in proposito. Siamo, credo, l'unica regione d'Italia che fa il test a tutti i bambini che nascono per individuare malattie rare o malattie genetiche. Tutti i bambini che nascono nella regione Campania vengono sottoposti a questo test. Abbiamo finanziato per le malattie genetiche rare anche centri di ricerca privati per arrivare a risultati importanti. Dovremmo fare di più su un piano. Avevamo pensato di utilizzare l'ultimo anno per fare cose straordinarie su questo obiettivo, la sburocratizzazione. Abbiamo dovuto dedicare l'ultimo anno al Covid, ma abbiamo cominciato gli ultimi due mesi di vita dell'Assemblea eh, regionale con eh, il genio civile. Abbiamo eliminato già il 70% delle pratiche inutili che riguardavano eh, gli uffici del genio civile. Faremo nei prossimi mesi una rivoluzione antiburocratica. Chi vuole investire in Campania dovrà aprire un'azienda in un mese, non in dieci anni. Questo è l'obiettivo, augurandoci ovviamente di avere misure nazionali relative alle zone economiche speciali, ma anche ad una sburocratizzazione nazionale, defiscalizzazione degli oneri sociali per chi investe in Campania e nel Sud e detassazione totale degli utili d'impresa. Stiamo lavorando a questi progetti. Il futuro davvero è già iniziato. Faremo i conti con le ultime emergenze, stiamo completando il piano socio-economico della Regione Campania, abbiamo dato gli ultimi contributi ai tassisti, alle imprese turistiche, alle imprese culturali. Voglio rassicurare il consorzio dei produttori di vini che hanno subito una perdita di mercato negli anni, nei mesi del lockdown. Che, prese che prepareremo e realizzeremo misure di sostegno straordinario al Consorzio dei produttori di vini e alle aziende bufaline che devono fare gli abbattimenti per sconfiggere la brucellosi e la tubercolosi. Faremo i conti con le ultime emergenze, ma ormai siamo proiettati verso il futuro verso la concretizzazione di un boom economico in Campania, in grado di dare lavoro ad un'intera generazione di giovani della nostra regione. Aiutateci ovviamente a contenere e controllare il Covid. Ancora una volta siamo stati all'avanguardia in Italia nel creare le precondizioni per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Voglio rivolgere un saluto affettuoso ad Aurelio De Laurentis, a sua moglie, perché possa superare rapidamente eh, il contagio che lo ha colpito. Un augurio affettuoso, sincero, di pronta guarigione. E poi, come sempre, un saluto ai nostri concittadini e alle loro famiglie. E una raccomandazione questa volta. Ricordatevi che le nostre famiglie, le nostre imprese contano mille volte di più delle bandiere di partito. Contano i risultati, conta la concretezza, conta la capacità di dare serenità e futuro ai nostri figli. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie. Cari amici, come ogni settimana facciamo un aggiornamento sulla situazione Covid, sull'apertura dell'anno scolastico e oggi anche su quello che intendiamo fare per il futuro. Covid si va concludendo l'operazione sicurezza e prevenzione che abbiamo messo in piedi con l'ordinanza del 12 agosto. Sapete che siamo l'unica regione d'Italia che ha reso obbligatorio il test sierologico, il tampone, per i nostri concittadini che rientravano dall'estero o dalla Sardegna. Questa operazione ha fatto aumentare, ovviamente, il numero dei positivi, meno male, perché abbiamo intercettato dal 12 agosto ad oggi. 3.000 nostri concittadini positivi fra diretti e contatti avuti, quasi tutti asintomatici. Questo vuol dire che se non avessimo fatto questa operazione, oggi avremmo nella Regione Campania 3.000 nostri concittadini senza sintomi ma fortemente contagiosi in giro per il territorio. Quindi l'operazione sicurezza e prevenzione che abbiamo deciso di fare, unica regione d'Italia, garantirà la sicurezza futura delle nostre famiglie. Ora stiamo procedendo facendo un numero impressionante di tamponi, siamo arrivati ormai a 7.500 tamponi al giorno. Devo ricordare che nei mesi passati, febbraio, marzo, i tamponi, i reagenti erano requisiti dalla protezione civile e quindi noi lavoravamo con i tamponi che arrivavano in Campania. E dunque abbiamo dovuto concentrare i tamponi sulla popolazione a rischio, residenze per anziani, personale sanitario, focolai e quant'altro. Adesso abbiamo avuto la disponibilità di altri tamponi, reagenti e l'autorizzazione a fare una gara per utilizzare anche altre strumentazioni per le quali è partita una gara e stiamo facendo un lavoro vasto di tamponi per intercettare quanti più cittadini positivi. Vi do un esempio, per esempio la Napoli 1 sta facendo i tamponi al personale della Procura, ai vigili del fuoco alla Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Tribunali, la Napoli 2 al personale dei macelli, al personale sanitario da lunedì alle residenze sanitarie assistite, la Napoli 3 al personale del Tribunale di Torre Annunziata, il Tribunale Inola, cioè stiamo facendo un lavoro vastissimo anche sulla base di richieste che ci vengono, per intercettare quanti più positivi asintomatici. Bene, questo lavoro si va concludendo. La gran parte dei rientri dall'estero è avvenuta, dei rientri dalla Sardegna, ovviamente c'è un po' di gente che è arrivata per i fatti propri e che è nei territori adesso dobbiamo individuare nei territori possibili contagi. Questa operazione straordinaria è alle ultime battute. Abbiamo avuto anche per questo motivo qualche ritardo nella comunicazione dei risultati dei tamponi. A poco a poco stiamo andando a regime. Abbiamo esaurito tutto lo stock dei tamponi accumulati dal personale rientrato dall'estero. Possiamo dire che oggi partiamo da zero: quindi, i dati che comunichiamo sono i dati giornalieri non la somma dei tamponi fatti anche nei giorni precedenti. Oggi abbiamo 140 tamponi, cominciamo a scendere, a conferma che nel giro di una settimana, dieci giorni, noi arriveremo al regime. Cioè l'operazione sicurezza e prevenzione è stata un'operazione preziosa per garantire il futuro. Di serenità per le nostre famiglie. Nelle altre parti d'Italia non hanno fatto questa scelta. Vedremo fra un mese i risultati. Vedremo fra un mese cosa succede nelle regioni dove non hanno deciso di rendere obbligatorio il controllo di quelli che rientravano dall'estero. Per quello che riguarda la Campania, abbiamo deciso di seguire una linea di rigore individuare oggi il problema per avere serenità domani. È quello che abbiamo fatto e credo con grande, grande risultato e grande successo. Per quello che riguarda la scuola, voi sapete anche qui che abbiamo deciso di prorogare l'apertura dell'anno scolastico prevista a livello nazionale per il 14, sulla base di valutazioni molto laiche e oggettive. Abbiamo ritenuto che fosse necessario avere qualche giorno di tempo in più perché ad oggi non abbiamo nessuna certezza, nessuna comunicazione che ci è arrivata, né per quanto riguarda i banchi singoli, né per quanto riguarda il numero dei docenti, né per quanto riguarda il numero dei supplenti. Ancora oggi navighiamo in un mare di grande precarietà. Francamente abbiamo avuto un esempio di improvvisazione che avremmo potuto risparmiarci. Intanto io voglio continuare a fare un appello perché non siano mandati a centinaia di chilometri di distanza docenti campani che sono già in ruolo ma che rischiano di essere mandati a 500 chilometri di distanza per un'organizzazione. Cervellotica che pensa di darsi il Ministero della Pubblica Istruzione. Per quello che riguarda la Campania, per la nostra competenza che è esclusivamente quella sanitaria, abbiamo deciso di fare una cosa diversa da quello che ha previsto il Ministero della Pubblica Istruzione, e cioè rendere obbligatori in Campania i test sierologici per tutto il personale scolastico docente e non docente. Questo perché vorremmo aprire il 24 avendo realizzato le condizioni minime di sicurezza. Ad oggi, mentre vi parlo, abbiamo 80.000 persone che hanno fatto il test sierologico. Eh, per quanto riguarda la comunicazione dei risultati, noi eh, procederemo per autocertificazione. Molti docenti ci hanno domandato cosa fare perché hanno fatto il test, non hanno ancora il risultato. Per evitare di perdere tempo si fa l'autocertificazione. Personale docente e non docente che ha fatto il test comunica con un'autocertificazione di averlo fatto. Poi si faranno i controlli a campione in maniera tale da non perdere tempo in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Per quanto riguarda la comunicazione ai risultati, l'Istituto Zooprofilattico comunica in 24 ore con un messaggio che arriva sul cellulare della persona interessata. Cercheremo di estendere questo sistema informatico alla Napoli 3 e poi progressivamente a tutte le nostre ASL. Per adesso si fa l'autocertificazione per il personale scolastico. Su 80.000 test fatti ad oggi abbiamo 4 positivi, positivi verificati, quindi con il tampone molecolare e non con il test sierologico. Dovremo arrivare a fare circa 140.000 test. I giorni in più che abbiamo dato all'apertura delle scuole devono servire a completare il test sierologico o i tamponi a tutto il personale scolastico. Sapete che c'era un'altra misura nazionale che noi abbiamo ritenuto francamente ridicola. Si misura la temperatura corporea a casa. Questa è una stupidaggine evidentemente. Abbiamo deciso come regione Campania di farci carico del problema. Non è nostra competenza, ma ce lo siamo caricato questo problema. Dunque, abbiamo fatto un bando per dare alle scuole un contributo di 3.000 euro per l'acquisto dei termoscanner per avere il controllo negli istituti scolastici della temperatura, scolast della temperatura corporea per il personale ma anche per i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola, hanno risposto al bando della regione 919 istituti scolastici per circa. 5.800 plessi scolastici, il 90% ha chiesto il contributo della Regione. Noi daremo 3.000 euro di contributi agli istituti, ma siccome i plessi scolastici sono molto di più, distribuiremo anche 3.600 pistole per la misurazione della temperatura. Abbiamo fatto un'altra operazione tesa a dare sicurezza sanitaria anche alle scuole e quindi alle famiglie, ai docenti, al personale e ai ragazzi. Questo per quello che riguarda un'informazione rapida sulla parte sanitaria. Ovviamente stiamo continuando a controllare in maniera ossessiva la vicenda Covid, ma se Dio vuole cominciamo a entrare in una situazione di, di normalità. Allora credo sia opportuno cominciare a dare anche un'altra comunicazione ai nostri concittadini. Al di là della parte sanitaria dobbiamo cominciare a lavorare, ma il lavoro è pienamente in corso, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano del lavoro. Come dico io, il futuro è già iniziato perché la fase di convivenza con il Covid durerà altri mesi, ma dobbiamo cominciare da oggi a creare le condizioni per dare il lavoro ai nostri concittadini. Abbiamo presentato nei giorni scorsi alcune proposte anche suggestive per la città di Napoli, dieci progetti per la città di Napoli, cose anche molto belle. Il lungomare da realizzare nella zona orientale di Napoli, il nodo di piazza Garibaldi, non ci riferiamo alla piazza ristrutturata, ma eh, alla stazione ferroviaria, alla stazione di Porta Nolana dell'Eav e a tutta l'area che va dall'uscita dell'autostrada fino alla stazione, per la quale prevediamo di realizzare anche un parco pubblico Napoli Est l'azienda unica di trasporto a Napoli, la rete dei parchi urbani da ristrutturare o da realizzare ex novo, prevediamo di fare altri due parchi nell'area di pianura, un polo audiovisivo del distretto digitale dell'animazione nell'ex nato a Bagnoli, residenze universitarie, la funicolare del Vesuvio, poi l'ospedale degli incurabili, San Pietro a Maiella. La ristrutturazione del cinema Rivoli e così via. Sono idee sulle quali apriamo un dibattito, ovviamente alla città di Napoli. Ma avendo chiarito che la novità oggi è questa: primo, la Regione finanzia queste opere, secondo, la Regione realizza. Abbiamo dimostrato che i progetti che abbiamo presentato poi sono stati realizzati. Tutti. Questa è la novità. Ovviamente ci darà da fare un dibattito su alcune scelte anche molto delicate, le fonivie, le fonicolari, quello che si vuole, ma siamo partiti con un programma di investimenti che sarà molto importante e in qualche caso anche molto affascinante come nel caso del lungomare di Napoli Est. Abbiamo varato un bando per il finanziamento delle imprese campane eh, il 6 luglio, cioè abbiamo stanziato 100 milioni di euro per erogare credito o, a fondo, o agevolato o finanziamenti a fondo perduto per le imprese campane nel campo dell'aerospazio, dell'automotive, della cantieristica, dell'agroalimentare dell'abbigliamento e moda, delle biotecnologie, dell'ambiente e del turismo. Abbiamo avuto già ad oggi 518 domande di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato per un accordo che abbiamo fatto con Cassa Depositi e Prestiti. Avremo cioè la possibilità di attivare con questa operazione sul credito all'impresa e investimenti fino a circa un miliardo, un miliardo di euro. Stiamo cioè costruendo la regione del futuro, che sarà la regione del lavoro. Ovviamente la precondizione è che la Campania non torni nella palude burocratica nella quale è stata negli anni precedenti. Sarebbe bello domandare in questi giorni a quelli che hanno governato prima cose molto semplici. Quanti autobus avete acquistato in cinque anni? Zero. Quanti treni nuovi avete acquistato in cinque anni? Zero. Abbiamo acquistato mille autobus, la metà già in circolazione, 120 treni nuovi, la metà già in circolazione. Cosa avete fatto per uscire dal commissariamento nella sanità campana? Zero. Eravamo gli ultimi per i servizi essenziali di assistenza. Quanti miliardi avete strappato per l'edilizia ospedaliera? Zero, perché eravamo commissariati. Abbiamo oggi 1 miliardo e 300 milioni di euro per l'edilizia ospedaliera. Quanto personale precario avete stabilizzato? Zero. Abbiamo stabilizzato quasi tutti i precari nel campo della sanità. Avete fatto un piano ospedaliero in cinque anni, zero, nessun piano ospedaliero e quindi nessun piano per il personale e così via. Allora è decisivo non tornare nella palude burocratica, perché altrimenti la regione muore. Proviamo a immaginare la regione del lavoro. Quanti cantieri avete aperto sulla linea della Circumvesuviana? Un'altra domanda da fare a chi governava prima. Zero. Abbiamo riaperto 25 cantieri sulla linea della Circumvesuviana. Lavoro. Cantieri che si aprono. Quanti concorsi avete fatto per dare lavoro ai giovani? Zero. Abbiamo fatto un concorso per 10.000 giovani e i primi 2.500 sono andati già al lavoro. È in corso un concorso per 6.000 giovani da assumere per i centri per l'impiego. Entro gennaio saranno 500 le persone assunte dall'EAFRO e così via. Allora proviamo a immaginare la regione del dinamismo, dei cantieri che si aprono, che dà lavoro ai giovani. Proviamo a immaginare la regione che nell'arco di un altro anno e mezzo risolve i suoi problemi storici sull'ambiente. Saremo autonomi per il ciclo dei rifiuti, avremo eliminato un anno e mezzo ancora l'ecoballe, ma abbiamo strappato 500 milioni di euro per fare questa operazione, altrimenti avremmo fatto sospiri. Stiamo completando la rete dei depuratori. Avremo il mare balneabile per tutto l'anno, dal Garigliano, dal Volturno a Sapri, nel Cilento. Saremo la regione ambientalmente più avanzata d'Italia, con un controllo permanente da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle emissioni in atmosfera, dei terreni agricoli, delle falde acquifere. Abbiamo realizzato il registro dei tumori che oggi ha a carico tutti i pazienti oncologici della regione, registro tumori che non esisteva. Allora noi dobbiamo andare avanti così, non tornare nella parude burocratica, ma varare investimenti e mettere ormai al centro del nostro impegno un obiettivo, il lavoro, un solo obiettivo. Allora, avremo grandi sfide davanti a noi, già solo impegnare un miliardo e 300 milioni di euro per le delizie ospedaliera è una grande sfida. Vi ricordo, dovremo fare ospedali nuovi, quello unico della costiera sorrentina, l'ospedale di Giuliano, quello di Napoli, eh, zona San Paolo. Eh, l'ospedale nuovo a Salerno, raddoppiare quasi l'ospedale di Pozzuoli, l'ospedale di Nola, Castellammare, è una sfida gigantesca, ma potremo avere anche qui in tempi medi la rete di ospedali più moderna ed efficiente del nostro paese. Stiamo sviluppando linee di ricerca straordinarie sul cancro, sulle malattie genetiche rare rispondo a un nostro concittadino che mi aveva domandato in proposito. Siamo, credo, l'unica regione d'Italia che fa il test a tutti i bambini che nascono per individuare malattie rare o malattie genetiche. Tutti i bambini che nascono nella regione Campania vengono sottoposti a questo test. Abbiamo finanziato per le malattie genetiche rare anche centri di ricerca privati per arrivare a risultati importanti. Dovremmo fare di più su un piano. Avevamo pensato di utilizzare l'ultimo anno per fare cose straordinarie su questo obiettivo, la sburocratizzazione. Abbiamo dovuto dedicare l'ultimo anno al Covid, ma abbiamo cominciato gli ultimi due mesi di vita dell'Assemblea regionale con il genio civile. Abbiamo eliminato già il 70% delle pratiche inutili che riguardavano gli uffici del genio civile. Faremo nei prossimi mesi una rivoluzione antiburocratica. Chi vuole investire in Campania dovrà aprire un'azienda in un mese, non in dieci anni. Questo è l'obiettivo augurandoci ovviamente di avere misure nazionali relative alle zone economiche speciali, ma anche ad una sburocratizzazione nazionale, defiscalizzazione degli oneri sociali per chi investe in Campania e nel Sud e detassazione totale degli utili d'impresa. Stiamo lavorando a questi progetti. Il futuro davvero è già iniziato faremo i conti con le ultime emergenze stiamo completando il piano socio economico della regione campania abbiamo dato gli ultimi contributi ai tassisti alle imprese turistiche alle imprese culturali voglio rassicurare il consorzio dei produttori di vini che hanno subito una perdita di mercato negli anni nei mesi del lockdown che, prese che prepareremo e realizzeremo misure di sostegno straordinario al consorzio dei produttori di vini e alle aziende bufaline che devono fare gli abbattimenti per sconfiggere la brucellosi e la tubercolosi. Faremo i conti con le ultime emergenze, ma ormai siamo proiettati verso il futuro verso la concretizzazione di un boom economico in Campania, in grado di dare lavoro ad un'intera generazione di giovani della nostra regione. Aiutateci ovviamente a contenere e controllare il Covid. Ancora una volta siamo stati all'avanguardia in Italia nel creare le precondizioni per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Voglio rivolgere un saluto affettuoso ad Aurelio De Laurentis, a sua moglie, perché possa superare rapidamente eh, il contagio che lo ha colpito. Un augurio affettuoso, sincero, di pronta guarigione. E poi, come sempre, un saluto ai nostri concittadini e alle loro famiglie. E' una raccomandazione questa volta. Ricordatevi che le nostre famiglie, le nostre imprese contano mille volte di più delle bandiere di partito. Contano i risultati, conta la concretezza, conta la capacità di dare serenità e futuro ai nostri figli. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie. Cari amici, come ogni settimana facciamo un aggiornamento sulla situazione Covid, sull'apertura dell'anno scolastico e oggi anche su quello che intendiamo fare per il futuro. Covid si va concludendo l'operazione sicurezza e prevenzione che abbiamo messo in piedi con l'ordinanza del 12 agosto. Sapete che siamo l'unica regione italia che ha reso obbligatorio il test sierologico, il tampone per i nostri concittadini che rientravano dall'estero o dalla Sardegna. Questa operazione ha fatto aumentare ovviamente il numero dei positivi, meno male, perché abbiamo intercettato dal 12 agosto ad oggi 3.000 nostri concittadini positivi fra diretti e contatti avuti, quasi tutti asintomatici. Questo vuol dire che se non avessimo fatto questa operazione oggi avremmo nella Regione Campania 3.000 nostri concittadini senza sintomi ma fortemente contagiosi in giro per il territorio. Quindi l'operazione sicurezza e prevenzione che abbiamo deciso di fare, unica regione d'Italia, garantirà la sicurezza futura delle nostre famiglie. Ora stiamo procedendo facendo un numero impressionante di tamponi, siamo arrivati ormai a 7.500 tamponi al giorno. Devo ricordare che nei mesi passati, febbraio, marzo, i tamponi, i reagenti erano requisiti dalla protezione civile e quindi noi lavoravamo con i tamponi che arrivavano in Campania. E dunque abbiamo dovuto concentrare i tamponi sulla popolazione a rischio, residenze per anziani, personale sanitario, focolai e quant'altro. Adesso abbiamo avuto la disponibilità di altri tamponi, reagenti e l'autorizzazione a fare una gara per utilizzare anche altre strumentazioni per le quali è partita una gara e stiamo facendo un lavoro vasto di tamponi per intercettare quanti più cittadini positivi. Vi do un esempio, per esempio la Napoli 1 sta facendo i tamponi al personale della Procura, ai vigili del fuoco alla Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Tribunali, la Napoli 2 al personale dei macelli, al personale sanitario da lunedì alle residenze sanitarie assistite, la Napoli 3 al personale del Tribunale di Torre Annunziata, il Tribunale in Ola, cioè stiamo facendo un lavoro vastissimo anche sulla base di richieste che ci vengono, per intercettare quanti più positivi asintomatici. Bene, questo lavoro si va concludendo, la gran parte dei rientri dall'estero è avvenuta, dei rientri dalla Sardegna, ovviamente c'è un po' di gente che è arrivata per i fatti propri e che è nei territori, adesso dobbiamo individuare nei territori possibili contagi. Questa operazione straordinaria è alle ultime battute. Abbiamo avuto anche per questo motivo qualche ritardo nella comunicazione dei risultati dei tamponi. A poco a poco stiamo andando a regime, abbiamo esaurito tutto lo stock dei tamponi accumulati dal personale rientrato dall'estero. Possiamo dire che oggi partiamo da zero: quindi i dati che comunichiamo sono i dati giornalieri non la somma dei tamponi fatti anche nei giorni precedenti. Oggi abbiamo 140 tamponi, cominciamo a scendere, a conferma che nel giro di una settimana, dieci giorni, noi arriveremo al regime. Cioè l'operazione sicurezza e prevenzione è stata un'operazione preziosa per garantire il futuro. Di serenità per le nostre famiglie. Nelle altre parti d'Italia non hanno fatto questa scelta, vedremo fra un mese i risultati. Vedremo fra un mese cosa succede nelle regioni dove non hanno deciso di rendere obbligatorio il controllo di quelli che rientravano dall'estero. Per quello che riguarda la Campania, abbiamo deciso di seguire una linea di rigore individuare oggi il problema per avere serenità domani è quello che abbiamo fatto e credo con grande, grande risultato e grande successo. Per quello che riguarda la scuola voi sapete anche qui che abbiamo deciso di prorogare l'apertura dell'anno scolastico prevista a livello nazionale per il 14, sulla base di valutazioni molto laiche e oggettive. Abbiamo ritenuto che fosse necessario avere qualche giorno di tempo in più perché ad oggi non abbiamo nessuna certezza, nessuna comunicazione che ci è arrivata, né per quanto riguarda i banchi singoli, né per quanto riguarda il numero dei docenti, né per quanto riguarda il numero dei supplenti. Ancora oggi navighiamo in un mare di grande precarietà. Francamente abbiamo avuto un esempio di improvvisazione che avremmo potuto risparmiarci. Intanto io voglio continuare a fare un appello perché non siano mandati a centinaia di chilometri di distanza docenti campani che sono già in ruolo ma che rischiano di essere mandati a 500 chilometri di distanza per un'organizzazione. Cervellotica che pensa di darsi il Ministero della Pubblica Istruzione. Per quello che riguarda la Campania, per la nostra competenza che è esclusivamente quella sanitaria, abbiamo deciso di fare una cosa diversa da quello che ha previsto il Ministero della Pubblica Istruzione, e cioè rendere obbligatori in Campania i test sierologici per tutto il personale scolastico docente e non docente. Questo perché vorremmo aprire il 24 avendo realizzato le condizioni minime di sicurezza. Ad oggi, mentre vi parlo, abbiamo 80.000 persone che hanno fatto il test sierologico. Eh, per quanto riguarda la comunicazione dei risultati, noi eh, procederemo per autocertificazione. Molti docenti ci hanno domandato cosa fare perché hanno fatto il test, non hanno ancora il risultato. Per evitare di perdere tempo si fa l'autocertificazione. Personale docente e non docente che ha fatto il test comunica con un'autocertificazione di averlo fatto. Poi si faranno i controlli a campione in maniera tale da non perdere tempo in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Per quanto riguarda la comunicazione ai risultati, l'istituto zooprofilattico comunica in 24 ore con un messaggio che arriva sul cellulare della persona interessata. Cercheremo di estendere questo sistema informatico alla Napoli 3 e poi progressivamente a tutte le nostre ASL. Per adesso si fa l'autocertificazione per il personale scolastico. Su 80.000 test fatti ad oggi abbiamo 4 positivi, positivi verificati, quindi con il tampone molecolare e non con il test sierologico. Dovremo arrivare a fare circa 140.000 test. I giorni in più che abbiamo dato all'apertura delle scuole devono servire a completare il test sierologico o i tamponi a tutto il personale scolastico. Sapete che c'era un'altra misura nazionale che noi abbiamo ritenuto francamente ridicola. Si misura la temperatura corporea a casa. Questa è una stupidaggine, evidentemente. Abbiamo deciso come Regione Campania di farci carico del problema. Non è nostra competenza, ma ce lo siamo caricato questo problema. Dunque abbiamo fatto un bando per dare alle scuole un contributo di 3.000 euro per l'acquisto dei termoscanner, per avere il controllo negli istituti scolastici della temperatura, scolast della temperatura corporea per il personale, ma anche per i ragazzi, le ragazze che vanno a scuola. Hanno risposto al bando della regione 919 istituti scolastici per circa... 5.800 plessi scolastici, il 90% ha chiesto il contributo della Regione. Noi daremo 3.000 euro di contributi agli istituti, ma siccome i plessi scolastici sono molto di più, distribuiremo anche 3.600 pistole per la misurazione della temperatura. Abbiamo fatto un'altra operazione tesa a dare sicurezza sanitaria anche alle scuole e quindi alle famiglie, ai docenti, al personale e ai ragazzi. Questo per quello che riguarda un'informazione rapida sulla parte sanitaria. Ovviamente stiamo continuando a controllare in maniera ossessiva la vicenda Covid, ma se Dio vuole cominciamo a entrare in una situazione di, di normalità allora credo sia opportuno cominciare a dare anche un'altra comunicazione ai nostri concittadini. Al di là della parte sanitaria, dobbiamo cominciare a lavorare, ma il lavoro è pienamente in corso, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano del lavoro. Come dico io, il futuro è già iniziato perché la fase di convivenza con il Covid durerà altri mesi, ma dobbiamo cominciare da oggi a creare le condizioni per dare il lavoro ai nostri concittadini. Abbiamo presentato nei giorni scorsi alcune proposte anche suggestive per la città di Napoli, dieci progetti per la città di Napoli, cose anche molto belle il lungomare da realizzare nella zona orientale di Napoli, il nodo di Piazza Garibaldi, non ci riferiamo alla piazza ristrutturata, ma alla stazione ferroviaria, alla stazione di Porta Nolana dell'Eav e a tutta l'area che va dall'uscita dell'autostrada fino alla stazione, per la quale prevediamo di realizzare anche un parco pubblico Napoli Est l'azienda unica di trasporto a Napoli, la rete dei parchi urbani da ristrutturare o da realizzare ex novo, prevediamo di fare altri due parchi nell'area di pianura, un polo audiovisivo del distretto digitale dell'animazione nell'ex nato a Bagnoli, residenze universitarie, la funicolare del Vesuvio, poi l'ospedale degli incurabili, San Pietro a Maiella la ristrutturazione del cinema Rivoli e così via. Sono idee sulle quali apriamo un dibattito, ovviamente alla città di Napoli, ma avendo chiarito che la novità oggi è questa. Primo, la regione finanzia queste opere. Secondo, la regione realizza. Abbiamo dimostrato che i progetti che abbiamo presentato poi sono stati realizzati. Tutti questa è la novità. Ovviamente ci darà da fare un dibattito su alcune scelte anche molto delicate, le funivie, le funicolari, quello che si vuole, ma siamo partiti con un programma di investimenti che sarà molto importante e in qualche caso anche molto affascinante come nel caso del lungomare di Napoli Est. Abbiamo varato un bando per il finanziamento delle imprese campane eh, il 6 luglio, cioè abbiamo stanziato 100 milioni di euro per erogare credito o, a fondo, o agevolato o finanziamenti a fondo perduto per le imprese campane nel campo dell'aerospazio, dell'automotive, della cantieristica, dell'agroalimentare dell'abbigliamento e moda, delle biotecnologie, dell'ambiente e del turismo. Abbiamo avuto già ad oggi 518 domande di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato per un accordo che abbiamo fatto con Cassa Depositi e Prestiti. Avremo cioè la possibilità di attivare con questa operazione sul credito all'impresa e investimenti fino a circa un miliardo, un miliardo di euro. Stiamo cioè costruendo la regione del futuro, che sarà la regione del lavoro. Ovviamente la precondizione è che la Campania non torni nella palude burocratica nella quale è stata negli anni precedenti. Sarebbe bello domandare in questi giorni a quelli che hanno governato prima cose molto semplici. Quanti autobus avete acquistato in cinque anni? Zero. Quanti treni nuovi avete acquistato in cinque anni? Zero. Abbiamo acquistato mille autobus, la metà già in circolazione, 120 treni nuovi, la metà già in circolazione. Cosa avete fatto per uscire dal commissariamento nella sanità campana? Zero. Eravamo gli ultimi per i servizi essenziali di assistenza. Quanti miliardi avete strappato per l'edilizia ospedaliera? Zero, perché eravamo commissariati. Abbiamo oggi un miliardo e trecento milioni di euro per l'edilizia ospedaliera. Quanto personale precario avete stabilizzato? Zero. Abbiamo stabilizzato quasi tutti i precari nel campo della sanità. Avete fatto un piano ospedaliero in cinque anni, zero, nessun piano ospedaliero e quindi nessun piano per il personale e così via. Allora è decisivo non tornare nella palude burocratica, perché altrimenti la regione muore. Proviamo a immaginare la regione del lavoro. Quanti cantieri avete aperto sulla linea della Circonvesuviana? Un'altra domanda da fare a chi governava prima. Zero. Abbiamo riaperto 25 cantieri sulla linea della Circonvesuviana. Lavoro, cantieri che si aprono. Quanti concorsi avete fatto per dare lavoro ai giovani? Zero. Abbiamo fatto un concorso per 10.000 giovani e i primi 2.500 sono andati già al lavoro. È in corso un concorso per 6.000 giovani da assumere per i centri per l'impiego. Entro gennaio saranno 500 le persone assunte dall'EAFRO e così via. Allora proviamo a immaginare la regione del dinamismo, dei cantieri che si aprono, che dà lavoro ai giovani. Proviamo a immaginare la regione che, nell'arco di un altro anno e mezzo, risolve i suoi problemi storici sull'ambiente. Saremo autonomi per il ciclo dei rifiuti, avremo eliminato un anno e mezzo ancora le coballe, ma abbiamo strappato 500 milioni di euro per fare questa operazione, altrimenti avremmo fatto sospiri. Stiamo completando la rete dei depuratori. Avremo il mare balneabile per tutto l'anno, dal Garigliano, dal Volturno a Sapri, nel Cilento. Saremo la regione ambientalmente più avanzata d'Italia, con un controllo permanente da parte dell'Istituto Ristituto Zooprofilattico delle emissioni in atmosfera, dei terreni agricoli, delle falde acquifere. Abbiamo realizzato il registro dei tumori che oggi ha a carico tutti i pazienti oncologici della regione, registro tumori che non esisteva. Allora noi dobbiamo andare avanti così, non tornare nella parude burocratica, ma varare investimenti e mettere ormai al centro del nostro impegno un obiettivo, il lavoro, un solo obiettivo. Allora, avremo grandi sfide davanti a noi, già solo impegnare un miliardo e 300 milioni di euro per le delizie ospedaliere è una grande sfida. Vi ricordo, dovremo fare ospedali nuovi, quello unico della costiera sorrentina, l'ospedale di Giuliano, quello di Napoli, eh, zona San Paolo. Eh, l'ospedale nuovo a Salerno, raddoppiare quasi l'ospedale di Pozzuoli, l'ospedale di Nola, Castellammare, è una sfida gigantesca, ma potremo avere anche qui in tempi medi la rete di ospedali più moderna ed efficiente del nostro paese. Stiamo sviluppando linee di ricerca straordinarie sul cancro. Sulle malattie genetiche rare rispondo a un nostro concittadino che mi aveva domandato in proposito. Siamo, credo, l'unica regione d'Italia che fa il test a tutti i bambini che nascono per individuare malattie rare o malattie genetiche. Tutti i bambini che nascono nella regione Campania vengono sottoposti a questo test. Abbiamo finanziato per le malattie genetiche rare anche centri di ricerca privati per arrivare a risultati importanti. Dovremmo fare di più su un piano. Avevamo pensato di utilizzare l'ultimo anno per fare cose straordinarie su questo obiettivo, la sburocratizzazione. Abbiamo dovuto dedicare l'ultimo anno al Covid, ma abbiamo cominciato gli ultimi due mesi di vita dell'Assemblea regionale con il genio civile. Abbiamo eliminato già il 70% delle pratiche inutili che riguardavano gli uffici del genio civile. Faremo nei prossimi mesi una rivoluzione antiburocratica. Chi vuole investire in Campania dovrà aprire un'azienda in un mese, non in dieci anni. Questo è l'obiettivo augurandoci ovviamente di avere misure nazionali relative alle zone economiche speciali, ma anche ad una sburocratizzazione nazionale, defiscalizzazione degli oneri sociali per chi investe in Campania e nel Sud e detassazione totale degli utili d'impresa. Stiamo lavorando a questi progetti. Il futuro davvero è già iniziato faremo i conti con le ultime emergenze stiamo completando il piano socio economico della regione campania abbiamo dato gli ultimi contributi ai tassisti alle imprese turistiche alle imprese culturali voglio rassicurare il consorzio dei produttori di vini che hanno subito una perdita di mercato negli anni nei mesi del lockdown che, prese che prepareremo e realizzeremo misure di sostegno straordinario al consorzio dei produttori di vini e alle aziende bufaline che devono fare gli abbattimenti per sconfiggere la brucellosi e la tubercolosi. Faremo i conti con le ultime emergenze, ma ormai siamo proiettati verso il futuro verso la concretizzazione di un boom economico in Campania, in grado di dare lavoro ad un'intera generazione di giovani della nostra regione. Aiutateci ovviamente a contenere e controllare il Covid. Ancora una volta siamo stati all'avanguardia in Italia nel creare le precondizioni per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Voglio rivolgere un saluto affettuoso ad Aurelio De Laurentis, a sua moglie, perché possa superare rapidamente eh, il contagio che lo ha colpito. Un augurio affettuoso, sincero, di pronta guarigione. E poi, come sempre, un saluto ai nostri concittadini e alle loro famiglie. E' una raccomandazione questa volta. Ricordatevi che le nostre famiglie, le nostre imprese contano mille volte di più delle bandiere di partito. Contano i risultati, conta la concretezza, conta la capacità di dare serenità e futuro ai nostri figli. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.